Ma secondo me abbiamo giocato tutta la partita in apnea, proprio come se fossimo dentro il mare con l'acqua fino al naso, quindi non riusciamo a respirare. Ed è brutto perché durante la settimana ci siamo allenati bene ed eravamo pronti, secondo me eravamo pronti, però in campo ci siamo un po' inceppati, soprattutto su delle cose un po' stupide, delle cose semplici, su delle battute che secondo me non erano così irresistibili. C'è tanto da lavorare, lo sapevamo, io francamente pensavo di essere un pochino più avanti, invece ci siamo accorti che siamo indietro rispetto agli altri e dobbiamo lavorare, dobbiamo sempre lavorare perché il lavoro prima o poi porta a dei risultati buoni. Sì, penso che un pochino ci sia stata, ma che non abbia inciso così tanto sul risultato, perché comunque anche loro dei margini per rientrare ce l'hanno offerti anche tanti, soprattutto nel secondo set. Secondo me è stato abbastanza brutto da vedere il secondo set perché abbiamo sbagliato tanto in battuta sia noi che loro. Però quando giochi le partite in apnea, prima o poi qualche stupidaggine la fai e loro sono stati più bravi di noi e hanno vinto meritatamente. Ma sì, più che altro dobbiamo capire perché abbiamo giocato in apnea. Non c'è da. Secondo me non c'è da fare tanto di diverso rispetto a quello che stiamo facendo adesso. È proprio. Forse uno stato emotivo, non so, ma eravamo proprio con l'acqua neanche alla gola, ma al naso proprio, dove appena facevamo qualcosa di buono magari non davamo lo stesso peso come appena facevamo qualcosa di cattivo. Quindi niente, c'è tanto da fare, come ti ho detto, e niente, da martedì ritorniamo al lavoro e pronti per domenica.